Ritorno al tradizionale appuntamento con il Volley Day, presidente Anna Del Vigo, un Volley Day speciale quest'anno alla presenza del presidente federale Manfredi. Per la prima volta un presidente nazionale della FIPAV partecipa a quella che è la festa più grande a livello di riconoscimenti organizzata dal territorio Ligure. Sì, quest'anno il presidente Manfredi ha voluto proprio partecipare a questa festa della Pallavolo Ligure, incontrando anche per l'occasione tutti i dirigenti federali del territorio Ligure, quindi tutti i comitati, i consiglieri, presidenti dei comitati della Liguria Centro, Ponente e Levante. È un onore è una gioia per tutti, penso che avrà delle parole importanti da dire alle nostre società, sia per quanto riguarda quello che sono i programmi della federazione, sia per quello che può essere riflesso sul nostro territorio. Qual è lo stato di salute della Liguria a livello pallavolistico, quello che hai raccontato nella tua relazione davanti a tutte le società? È uno stato abbastanza, diciamo, positivo, nonostante il Covid. Il movimento della Pallavolo Ligure è attenuto, i numeri anche nei tesseramenti non sono così negativi come può essere in altri sport. Noi, grazie all'impegno delle nostre società che in tempo di Covid hanno tenuto fidelizzati gli atleti, abbiamo potuto poi riprendere finalmente quest'anno l'attività di, speriamo, a tempo regolare e pieno. Il problema che ci poniamo ora e che ho espresso anche alle società e anche alle autorità presenti è il fatto di andare incontro a un periodo dove delle grosse problematiche, non più il Covid, ma il problema del vincolo societario e il problema soprattutto della crisi energetica che si riflette sia sul economicamente soprattutto, ma anche perché le società si troveranno a delle grosse problemi nell'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi. La Rete d'Oro, un'edizione speciale dedicata al presidente Manfredi e poi un riconoscimento che è andato anche a un giornalista spezzino. Sì, allora, vista la presenza del presidente, abbiamo pensato a una Rete d'Oro speciale, visto che quest'anno la Pallavolo ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello mondiale, europeo, nazionale, e quindi meritava questo riconoscimento, edizione speciale della Rete d'Oro. La Rete d'Oro invece per il dirigente che ha sempre lavorato nella pallavolo, ha sempre dedicato la vita alla pallavolo, che ha fatto la pallavolo dei piccoli più che altro, delle piccole realtà, anche con il suo lavoro da giornalista, e va ad Alberto Locori. Una Liguria che come si pone nell'ambito delle regioni italiane della FIPAV? Ci sono dei talenti emergenti, ci sono i fratelli Porro che sicuramente rappresentano un importante valore in prospettiva e non solo. Intanto per certi versi è un'eccellenza a livello di settore giovanile, maschile soprattutto. La Liguria si pone con le problematiche di tutti, cioè intanto stiamo riprendendo tutto il nostro cammino che abbiamo interrotto 2 anni fa. Ci sono dei numeri importanti, ma numeri importanti in crescita. Vedo che i comitati stanno lavorando bene, ma soprattutto le società stanno lavorando molto bene nel settore giovanile. È chiaro che noi dobbiamo partire sempre di là. Se riusciamo ad andare bene e fare quello che dobbiamo nel settore giovanile, il futuro ce l'abbiamo assicurato. I risultati di quest'estate credo che siano sotto gli occhi di tutti. Abbiamo vinto tutto nel settore giovanile. Senza le società, senza chi fa questo tipo di lavoro, senza chi va a trovare i ragazzi ma soprattutto li prepara, difficilmente potremo raggiungere questi risultati. Quello che ha evidenziato la Presidente Del Vigo è le difficoltà che le società hanno attraversato prima il Covid e ora con un caro energia che rischia davvero di metterle davvero in crisi. Intanto queste problematiche, così come abbiamo affrontato le problematiche legate alle società per quanto riguarda il Covid, ricordo che
abbiamo fatto un grossissimo investimento di oltre 9 milioni di euro, però abbiamo salvato tutte le nostre società. Adesso affronteremo anche questo problema. Noi siamo per vedere i problemi e risolverli man mano che si verificano. Sappiamo il lavoro che dobbiamo fare, sappiamo che le società sono in difficoltà, credo che con la buona volontà di tutti supereremo ancora questo momento difficile. Il titolo mondiale della squadra maschile, il bronzo di quella femminile, tutti i successi giovanili di un'estate che non verrà mai dimenticata dalla FIPAV, qual è il segreto? Cosa c'è alla base di questi risultati? Ma innanzitutto gli investimenti, abbiamo fatto degli investimenti importanti. Il lavoro delle nostre società e il lavoro dei nostri staff. Noi siamo questi, noi siamo la pallavolo. La pallavolo, è, sì, come dice il mio amico Gianni Petrucci, è differente. Sì, è differente perché noi abbiamo una mission particolare. Noi siamo orientati più verso i giovani, siamo orientati più verso il lavoro che si fa in palestra giorno per giorno e noi facciamo da raccordo a tutto quello che ci viene dal territorio. Non a caso abbiamo direttori tecnici del calibro di Velasco e Mencarelli che comunque abbiamo voluto fortemente riportare in federazione perché diano un valore aggiunto a tutto il lavoro delle squadre.